Ben ritrovati a tutti quanti alla cena che ospiterà Paola Ciao e suo marito. Non è vero? Perfetto, allora mi trovate in questa mise che sembro nuda, ma in realtà ho una maglietta dritta normalissima, perché in casa mia, io non so il comune di Milano in quale maniera decreta quale sia la temperatura adeguata per i condomini in questa zona, perché io veramente qua dentro sto per schiattare. Comunque sia, nel frattempo io nella mia scatolina meravigliosa mi metto il setto perché stamattina sono andata posti per gente poco interessanti, quindi me l'ero tolta. Allora, partiamo subito dal presupposto che non vedo l'ora che sia giovedì. Non trovo più il buco, ragazzi. Ah, ok. Non vedo l'ora che sia giovedì per appunto farmi le unghie rosse, perché io proprio, guardate, cioè non sto sopravvivendo con queste unghie da non lo so, non so neanche io che cazzo è che si fa queste unghie. Ok, metto la pallina e poi possiamo iniziare con rispondo a tutto. Siete pronti? Si sentirà la gente sotto che parla, vero? L'ho evitata bene. Ok, ho un po' di brufolini, ma io presumo, non ne sono certa di questo fatto, ma penso che sia, siccome sto facendo sta cosa anticellulite, mi sta buttando fuori tutte le tossine e quindi mi escono un po' di brufoli, ma vi dirò che stanno anche andando via tra le altre cose. Quindi un appello al Comune di Milano per dire che qui fa caldo. Possiamo iniziare, le mie ciglia finte sono persistenti. Ok. Possiamo andare subito su Instagram a cercare. Qui la gente mi tartassa. Ah sì, il mio microdermal sta malissimo, cioè praticamente sta morendo. Ditegli addio perché non so ancora per quanto lo vedrete. Io lo adoro, cerco di curarlo, ma guardate cosa si fa. Oh, Madonna mia, che cazzo è? No, guardate un cazzo, non si vede. Mi spiace. Che bella luce. Allora andiamo a cercare il rispondo a tutto. Ed era appunto il significato di domanda trovato su Wikipedia. Wikipedia! Allora. Sono proprio curiosa di sapere cosa mi avete chiesto. No, minchia, l'ho perso un attimo. Non lo trovo più. Vi giuro, eccolo qua. Perfetto, ci siamo. 56, 56. Perfetto, andiamo avanti alle prime perché qui sono tantissime. Siete meravigliosi tutti. Allora, iniziamo. Carla Gravigna, film preferito? Mi saluti, un bacio, sei bravissima e bellissima. Ti ringrazio. Ciao Carla. Allora, il film preferito, posso dirti quello del momento. Cioè, vabbè, no, uno che mi piace molto, ti dico, perché preferito non ce l'ho. Se proprio dobbiamo buttarci sul comico stupido, ti dico Hot Movie. Marika 22. Ciao, bellissima, meravigliosa, stupenda. Volevo chiederti quanti, presumo, quanti bambini vorresti avere, maschio o femmina? Ti soffermi molto sull'aspetto fisico. Un bacio, ti adoro. Allora, un bacione. Vorrei avere tanti bambini. Allora, il mio sogno vero, se proprio il parto non fosse doloroso, ne vorrei 6 di bambini. Però vabbè, la vita vedremo quanti mi permetterà di averne. E maschio o femmina, vorrei che il primo fosse maschio. E però, cioè, se viene femmina va benissimo, uguale, perché io amerò i miei figli più di me stessa. E sapete che io mi amo molto. Ti soffermi molto sull'aspetto fisico, ma in che senso? Delle persone in generale no, sinceramente no, anche perché vedete, se guardate con chi esco io capirete che proprio non è così. Allora, Irene Conforti, il tuo film preferito? Mi segui, ti voglio bene, sei fantastica. Un bacio, ma ho risposto prima. La mascella di Simone, questo mini cream mi piace. Cantante preferito, preferita, PS sei bellissima, grazie mille. Cantante? Allora, se vi devo dire proprio
rap, cioè dipende dal genere perché cambia in base al genere, però vi dico Ergitano perché proprio ce l'ho nel cuore, che io sto morendo, che tutte le mattine quando faccio il letto mi canto proprio Odei Roma Clan perché mi spacco a merda, però mi piace anche per un genere un po' più orecchiabile, nel senso che conoscono tutti, vi dico, mi piace Biagio Antonacci, non si direbbe guardandomi, ma ascolto anche Biagio Antonacci. Lo vedete questa gobba? La vedete questa cofana del cazzo? È perché avevo il mollettoncino, ma mi sta dando via la voce per caso, no? Perché... Ok. Gaia Ronda. Ciao Paola, ti inviterei volentieri a mangiare da me tranquilla, puoi toccare tutti i cucchiai che vuoi. E no, non ti tolgo le scarpe. Io ti amo, non ho nulla da chiederti perché conosco tutto di te, guardo tutti i tuoi video anche se 7 volte, anche 7 volte. E non mi stanco mai, ti stimo troppo in tutto quello che dici e che fai. Sei una favola, ti mando uno stramega bacio, Gaia Ronda con 2 A, seguitela tutti perché favola. Andiamo avanti. Mati P04. Materia preferita? Storia dell'arte, ma io non ho una materia preferita perché non mi piaceva andare a scuola. Conosci Pretty Little Liars? Sì. The Vampire Diaries? Sì. Se sì, cosa ne pensi? Allora, Pretty Little Liars mi piace un sacco. E The Vampire Diaries non mi ha mai preso, non l'ho guardato. Comunque sia, io so già chi è. Lo dico in diretta? No, dai. Colore preferito? Rosso. Mare o montagna? Montagna. Cane o gatto? Cane. Che lavoro vorresti fare? La capa, io vorrei fare la capa. Cioè, vorrei proprio farla titolare. Ok, facciamo i capelli un po' così sbarazzini da quelle che gliele sistema nelle foto alle modelle e gli fanno così. Non è vero, cazzata. Vabbè, andiamo avanti. Hai mai pensato di rasarti completamente? Vi devo dire la verità, sì, ci ho pensato perché mi piace tantissimo la mia testa rasata. Ora non fate caso che ho voluto fare un esperimento e lasciare quella righina che molto probabilmente se ne andrà perché mi ha già rotto il cazzo. Però sì, assolutamente, cioè io ci ho pensato un sacco di volte quando tipo i capelli legati così, no? E io mi vedo rasata così, adoro, 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 adoro. Adoro. Ok, Madonna mia. Ok. Andiamo avanti. E di tingerti i capelli tipo rosa, verde o blu? Ho avuto la frangia viola tantissimo tempo fa, ma li preferisco neri, sinceramente. Cosa ne pensi di Greta Menchi, Leonardo De Carli? Penso che abbiano fatto bene il loro lavoro, solo che però adesso, cioè, a me sinceramente i video iniziali mi piacciono un sacco, di tutti gli youtuber, quelli di adesso mi stanno un po' sul cazzo, perché, cioè, nel senso, questi, si vede che gli dicono cosa devono dire, capito? Poi, ti adoro, sei bellissima, un bacio. Ti lovo. Io sotto i video scrivo con l'account di Saverio Panunzio. Un bacio. Xaferx. Oppure Xafer X, non lo so. Avrei 3 piccole domandine per te. Allora, ok, sono pronta. 1. Se dovessi dare un titolo alla tua vita, quale sarebbe? Che domandina! Se dovessi dare un titolo alla mia vita, sarebbe... Non ci ho mai pensato. Sarebbe troppo banale dire le disavventure di Paola Ciao, perché non vorrei mettere il mio nome nel titolo. Si chiamerebbe troppe cose strane, credo, la mia vita, troppe cose strane. L'ho detto un po' in torinese, vabbè. 2. Se dovessi fare un tatuaggio che ti rappresenta, quale sarebbe? Che mi rappresenta. Se dobbiamo metterlo ad immagine e non a una scritta, penso che sarebbe qualcosa di geometrico, proprio di tipo una croce o un triangolo, qualcosa di comunque molto statico. Poi 3. Il mondo sta per finire, ma tu puoi salvarti e ti viene data la possibilità di salvare altre 2 persone. Quali sarebbero? PS, sei fantastica, adoro i tuoi video, soprattutto la gioia e l'ottimismo che mi trametti. Che mi trametti. Non sono capace a parlare. Blablabla. Che mi trasmetti un enorme saluto. Allora, un saluto da te. E ti dico che salverei ovviamente la mia mamma e la mia nonna, perché comprendiamo che mio fratello è attaccato a me, quindi sono ancora io. RebiMini08, nel tempo libero preferisci uscire con i tuoi amici o trascorrere del tempo con la tua famiglia? Un bacione, ti amo tantissimo, cucciola mia. Allora, un bacione anche a te, con i miei amici, anche perché il tempo occupato lo occupo con la mia famiglia.
Paola. Già, il tuo nick mi piace, quindi. Ambizioni per il futuro, mi saluto, sei bellissima, dai, epa. Un bacio, ti strasaluto Paola perché sei favolosa. E ambizioni per il futuro, appunto, diventare proprio qualcuno, ma nella mia vita, nel senso, per quanto riguarda la mia crescita personale, non qualcuno nel mondo dello spettacolo, perché tanto sono tutte gente schifosa, drogata di merda. Ok. 2003, vinci 2012. Bellissimissimissima Paola, ti vorrei chiedere una cosa. I tuoi meravigliosi capelli sono, diciamo, di tuo neri o te li sei tinti? Se sì, che colore ce li hai? Il tuo fratellino qua. Aspetta, fermiamoci i capelli. I capelli no, sono castano scuro, comunque sia, quindi, cioè, come li vedete qui, questa righettina, sono così. Però non sono neri, 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 io li voglio proprio neri, neri, quindi li tingo. Il tuo fratellino quando compie gli anni? Il 31 luglio. Quanti anni ha? 6. Per favore mi saluti, mi chiamo Vincenza e ti seguo da quando avevo 10 anni, 10 iscritti. PS, ti adoro e mi fa male sapere che siamo purtroppo molto lontane. Comunque il nome di tuo fratello mi sfugge. E altra cosa, mi segui? Allora, ti stramega saluto, ti mando un mega bacio. Mio fratello si chiama Francesco e ti dico, sveliamo un segreto in diretta. Vincenza nome. Mi chiamo Paola Vincenza. Ebbene sì, cioè il secondo nome però l'ho anche fatto togliere dalla carta d'identità perché comunque mi risultava un po' troppo lungo come cosa, però, cioè, nel senso, adoro quel nome perché è il nome della mia nonna e quindi ti mando un mega bacio. Marti Calamai, come ti immagini a 40 anni? Un bacio bellissima, un bacione anche a te. Io mi immagino come la mamma di Stifler, se non sapete chi è, andate su Google a scrivere mamma di Stifler. Valerie Martignani, innanzitutto volevo dirti che ti adoro con tutta me stessa e sei una delle poche YouTuber sincere se stesse soprattutto. Ti amo perché questo è proprio quello che io voglio trasmettere, raga. Cioè io vi parlo come se voi foste veramente i miei amici, i miei fratm. Perché, porca troia, quelli che scrivono le cose che devono dire mi danno fastidio. Ok. Non inizio questo discorso perché sennò potrei andare avanti per ore. Comunque, la mia domanda è, qual è stata la serata più bella in discoteca che hai vissuto? Questa è una domanda troppo difficile, troppo, ma penso sia stata la prima serata perché è stato unico e meraviglioso. Ti hanno mai proposto di provare qualche droga? Sì, me l'hanno proposto. Ultima cosa, aspetto ancora un tuo video di mentre vai a fare una serata e ancora ci spero che lo fai. Un bacio bella. Ma sapete perché non l'ho ancora fatto? Ma guardate che quando io sono in serata ci provo. Solo che quando mi metto lì a fare il video mi piace sempre qualcuno e mi rompe il cazzo perché quando sei in serata è troppo difficile fare il vlog. Cioè sei lì, minchia, oh, andiamo a ballare, oh, devo andare in bagno, oh, andiamo a bere qualcosa, così. Cioè, andiamo a fare un giro, ti passa la serata, poi comunque sia. Dovrei fare il video, magari preparo con voi. Perché quando sono dentro, cioè, sono 6 ore che io passo con degli amici che magari abitano in culo al mondo. E quindi, cioè, se gli dico no, raga, devo fare il video, mi dicono cazzo. Cazzo, fai il video. Vabbè, però ci proverò. Io voglio provarci, voglio riuscirci, voglio essere la prima a fare questa cosa. Poi, Terepati 2002. Se tu fossi un gioiello, quale saresti? Sei stupenda, unica e meravigliosa. Ciao, un bacio. Allora, se io fossi un gioiello, sarei come l'anello che mi ha regalato il mio ex ragazzo. Perché quello è, a parte che l'ho scelto io. È un anello proprio bello, perfetto, stupendo, meraviglioso, unico, magnifico, che però non metterò mai più perché. Quindi un anello fatto tipo a fedina, però con un diamante. Cioè, diamante, non è un diamante, eh. Però una pietra argento sopra, ma bellissimo. Vabbè. Come chiami? Sara Kacemi. Come chiameresti i tuoi figli? Un bacio. Allora, un bacio anche a te. Li chiami. Troppi nomi, raga. Allora, Eros, Mirko, Eleonora, Paolo, Diamante. Sto morendo. E poi boh. Nico Volpiana. Alto un attimo qua. C'è il mio cuore che mi sta facendo una domanda. Ciao amica mia, leggerai questo in un video, voglio dirti che ti voglio bene, sei un'amica anche se telematica. Una domanda, che capelli e unghie farai quando ti sposi? Ti amo, perché giuro, giuro che ti amo, sei fantastico, favoloso, unico, magnifico, ti stravoglio bene. Comunque, allora, unghie le farò, presumo verso questa forma, però non è da me dirlo, un pochino più corte. E poi tipo rosine, 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 forse sfumate con un po' di bianco in fondo, ma molto semplici, con dei brillantini da qualche parte che ancora devo capire come. E i capelli,
li avrò ancora tagliati così sicuramente, quindi o magari così, però con qua di lato, aspetta, una cosa tutta attorcigliata tipo così, ecco, così, così, tipo così, oppure tirati sopra qua a coso alto, non vi so spiegare, però capitemi, ecco così, poi con il velo, stupenda, meravigliosa, unica, magnifica, col vestito nero che proprio... Non vedo l'ora di sposarmi. Ok. No, raga, ma vi ci credete che sono andata fuori dalle domande? Aspetta, madù. Mamma donna. Nico Volpiana, Nico Volpiana. Eccolo qua, ok. Flavitta V. Ciao Paola, ti seguo da molto e ti adoro. Come ti vedi professionalmente tra 10 anni? Dal punto di vista dello stile, un bacione, Flavia. Allora, un bacione anche a te. Mi vedo comunque sempre particolare, diversa. Magari non più con i capelli rasati, io ancora questo non lo posso sapere. Però comunque sia che si distingue. Magari non ho più piercing alle guance, però vedremo. E professionalmente il mio sogno è di vedermi realizzata, nel senso con sempre continuo a ripeterlo, però sarà così, io spero, con un mio negozio, con magari dei miei dipendenti, mi piacerebbe, però se anche se è il mio negozio e ci lavoro io, sto benissimo così. Ai Groig, che poi è Giorgia all'incontrario. Homo Lab, e quindi bell'uomo. Uno, sei bellissima. Grazie. Due, sei un'invidia ed uno schiaffo morale a tutte quelle che credono che il fisico sia importante. E tu sei la dimostrazione che si può essere belli e fighi senza essere top model. Ti amo. Tre, ti senti mai sola? No, nel senso, sì, mi capita di stare sola per molto tempo, però... riempio molto la mia solitudine con me stessa, quindi sto bene. Sola nel senso che hai un vuoto che non sai come colmare? No. Hai mai fumato canne? Cioè, fumato, ho provato, ma non fumo, quindi no. Hai mai fumato? Io per hai mai fumato intendo proprio prendere il vizio e fumarle sempre, no. Mi chiamo Giorgia, ma mi chiamano Heidi, grande Heidi. Ari B19, ti piacerebbe imparare altre lingue? Se sì, quali? Allora, mi piace molto il francese e vorrei impararlo meglio. Però se proprio una lingua sconosciuta che non conosco, è lo spagnolo. Ti piace Ariana Grande? Ogni tanto ti è capitato di ascoltare le sue canzoni? Teodoro, sei bellissima. Ti mando un bacio. Non sono fan di Ariana Grande, ma mi è capitato di ascoltare le sue canzoni. Giusy DP, secondo te gli youtuber famosi fingono nei loro video? Esempio, Greta Menchi, un bacio. Allora, Greta Menchi, bene o male, mantiene sempre la sua personalità, però penso che molti e programmino tutto il video, cioè, tipo, io adesso che faccio... Non era programmato, però loro se lo programmano, capito? Cioè, decidono tutto quello che devono dire nel loro video. E a me dà fastidio, sinceramente. O magari c'è qualcuno più in su che gli dice cosa devono dire in tal modo da poter fare visualizzazioni, da poter fare... Credo, secondo me, poi non lo so. Quando diventerò grandissima, ve lo farò sapere. Floriana Morina. Ciao Paola, allora innanzitutto vorrei dirti che sei stupenda, meravigliosa, unica e bellissima. Grazie. Poi, uno, se avessi il libro della tua vita, leggeresti la fine? Subito, sarebbe la prima cosa che leggo. Due, come fai ad essere così fottutamente perfetta? Non... Non lo sono ancora così perfetta, però ti ringrazio, cioè, wow, non lo so, neanche io come faccio, se lo sono. Grazie se mi risponderai. Un abbraccio, un bacio enorme a te e al tuo bimbo. Mi saluti? Mi chiamo Floriana, ti saluto. Un bacio. Iris Ascari. Ciao Paola, prima di tutto volevo dirti che ti adoro. Sei bellissima e mi fai sempre divertire. Mi fa piacere. Ora passiamo alle domande. Io in questo periodo sono un po' in fissa con Riccardo Scamarcio. Ti prego, dimmi che lo conosci. Assolutamente sì. E volevo sapere cosa ne pensi di lui, se ti piace. Sì, non è male. Mi piace come attore. Non è che hai visto anche il film 3 metri sopra il cielo in cui hai recitato? È il mio film preferito e mi interessava sapere la tua opinione. Spero risponderai, ti mando un bacio. Se penso a quel film muoio perché penso a quando muore Pollo. Cioè quando muore Pollo a me è come se mi strappano il cuore dal petto e lo buttano in un marciapiede. Quindi è stato un film molto bello, poi ha fatto la mia adolescenza. Giulia Di Prisco. Innanzitutto come stai? Bene, grazie. Poi ti vorrei chiedere qual è il tuo obiettivo nella vita. Parlaci dei tuoi sogni, un bacio. Penso di averne già parlato tante volte. Nel fatto che voglio la famiglia, la casa grande, tutte queste cose qua, quindi già non sto a ripetere tutto.
Ari4770, i tuoi anelli sono fichissimi, li prendi in gioielleria o sei una poraccia come me che li compra da H&M? No, allora, questo me lo ha regalato mia mamma quando è andata da qualche parte. Questo piccolino al mignolo e questa fedina in cima le ho prese da 9,25 con un negozio famosissimo qui a Milano. Vi consiglio di andare a vedere il sito Anelli Favolosi, tutti in argento. Questo l'ho fatto fare in Sardegna e questo me l'ha regalato mia zia, ma è tutto in argento comunque. E questo è di una marca, si chiama tipo Two Jewels, e me l'ha regalato mia mamma a San Valentino quando ero tipo in prima media, che poi me l'aveva comprato grande e io l'ho sempre tenuto grande perché sì, fa niente, cioè infatti mi si piega sempre così, mi dà un fastidio bestia. Vabbè, andiamo avanti. E comunque quelli di H&M sono bellissimi. Carmen Carrubba, grandissima, perché Hello Papgenia, tu è bella come la papaya. Ma volevo sapere se era qualcuno che mi interrompeva. Comunque, iniziamo. Uno, hai mai provato un tu. Hai mai trovato un professore che ti piacesse fisicamente? Sì. Non mi ricordo come si chiamava, però era il professore di psicologia. Era. Oh, non era bellissimo, però era attraente. Aveva tipo gli occhi azzurri, i capelli castano, non lo so. Vabbè, hai mai pensato di entrare nell'ambito del make-up? Ti ci vedo benissimo, sì, ci ho pensato, ma è una cosa troppo difficile. Hai mai baciato un ragazzo che non conoscevi? Un bacio bella. Nel senso. Com'è che non conoscevo bene? Sì, ma che non conoscevo proprio, che non ci siamo parlati e ci siamo baciati? No. Non sono ancora arrivata a sti livelli. Ilaria. Ciao Paola, innanzitutto volevo complimentarmi con te perché non ho mai visto in tutta la mia vita, o quasi, una persona così sicura di sé come sei tu. E secondo me questa è una delle cose più belle e appaganti che ci possa essere. Olè, a posto! È mia sorella. Sentitela. Salutatela, che sta interrompendo il mio video. Scavalca. Non vuoi passare? Sì, non preoccuparti, sto proprio aspettando quello. Devo andare alla Decathlon. E devo andare a ordinare la camera da letto. Eh sì, lo so, infatti qua stiamo aspettando che andate voi, poi veniamo con noi, ma ci fermiamo alla Decathlon. Poi vado a Zumba. Vado a Zumba. È martedì oggi? Eh già. Minchia. Mamma, non ce la posso fare. Guarda la mia faccia. Non ce la posso fare. Perfetto, andiamo avanti. Ma comunque sia, mi sa che se si interrompe sto video a metà è perché faccio la seconda parte dopo, perché veramente è venuto fuori 22 minuti di video. Vabbè, andiamo avanti. Quasi una persona così sicura di sé come lo sei tu, e secondo me questa è una delle cose più belle e appaganti che ci possa essere. Volevo farti un po' di domande. Allora, wow, questo pre mi piace un sacco. Com'era il tuo primo ragazzo, fisicamente e caratterialmente? Non mi piace parlare del mio ex ragazzo, sinceramente, però vabbè. Ne ho avuto solo uno io di ragazzo, di fidanzato, cioè con cui mi sono fidanzata. Era fisicamente più basso di me, grosso come piacciono a me, capelli castani, occhi castani, pieno di piercing e basta, niente di particolare, sinceramente. E caratterialmente era un loco, però veramente ha avuto tanta, 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 tanta pazienza per sopportarmi un anno e passa più di un anno, cioè veramente complimenti, però per il resto non ci siamo proprio trovati perché lui era, non aveva, non andava bene. Era irascibile. Qual è stata la cosa più pazza che tu abbia mai fatto? La cosa più pazza? Io faccio solo cose pazze, quindi la più pazza non mi viene in mente, la più pazza di tutte. Ma pazza in che senso? Prendere i treni e andare, lo faccio, io vado, cioè a 18 anni sono andata a Roma da sola, senza nessuno. Speso tutto quello che avevo 2 volte però è stato bello. Cioè, nel senso, voi lo fareste prendere il treno e andare senza conoscere nessuno in un hotel da sola, girare e mangiare da sola? Mi è piaciuto un sacco, io lo rifarei subito. Poi
Raccontami una situazione nella quale non sapevi cosa dire. Mai, ti giuro, non mi è mai successo. Oh no, solo quando, tipo, magari c'è qualcuno che muore. È brutto da dire, però non so come comportarmi, più che altro. Qual è il metodo preferito che usi per rilassarti? È molto semplice, io mi sdraio tranquilla. Oppure guido. Guidare mi rilassa un sacco. E infine, qual è la cosa che ti piace di più fare da sola? Un bacione. Un bacione a te. La cosa che mi piace di più fare da sola penso che sia andare al centro commerciale. Io adoro. Oppure prendere il treno. Adoro. Benji, Fede Mitici. Sei fantastica. Ti seguo da sempre. Mi fai sbudellare dal ridere. Mi saluti un bacione. Ciao Benji. Eloise Paparella. Ciao Paolina, la mia domanda è: da piccola avevi animali? Se mi saluti sarei felicissima. Ti adoro, un bacione. Ciao Eloise, ti mando un bacio. E ti dico che sì, ho avuto troppi animali io, raga. Cioè, troppissimi, veramente. Ho avuto gatti, cani, tutto, troppo. Però il mio cucciolo era un pincher nano. Si chiamava Rolly.